Salve studentelli, la scuola sta per finire e con lei anche le noccioline. Chiudiamo quest'anno incredibile con una bomba, la coscienza di Zeno. Non fate quelle facce, attivate la campanella e iscrivetevi così possiamo iniziare. Pronti? Via! La coscienza di Zeno è il diario fittizio di Zeno Cosini, pubblicato per vendetta dal Dottor S. Signore, signore, signore. Lo sapevo. Chi è il suo psicanalista? Il Dottor S. Signore, signore. Basta, ho capito! Infatti, commissiona a Zeno la scrittura di un diario personale a scopo terapeutico. Zeno però, come vedremo in seguito, abbandona le cure. E che ci sarà mai in questo diario? Scopriamolo insieme. Zeno Cosini inizia a fumare per fare un torto a suo padre. Bella cazzata. Una volta scoperto quanto siano mortali le sigarette, passa il resto della vita a fumare la famigerata... Ultima siga? Domani smetto. Col tempo si convince che è il fumo ad essere la causa dei suoi mali, ma allo stesso tempo pensa ne sia lui stesso la causa. Quindi perché smettere di fumare? Un giorno Zeno conosce il signor Malfenti, padre di 4 figlie. Zeno Mandrillone ci prova con Ada, ma lei lo respinge. Oh shit, here we go again. Ci ho provato con sua figlia, ma lei mi ha respinto. Se non te ne vai, ti prendo a calci nel culo. 5 giorni dopo il fattaccio, Zeno conosce Guido Speyer, promesso sposo di Ada. Deluso, ci prova con le restanti 3 figlie di Malfenti. Lo rifiutano tutte, tranne una, Augusta, la più cessa. I due non si amano, ma si sposano lo stesso. Zeno inizia a prendersela con il fato. È colpa del destino se è così sfigato! È colpa del destino se è stato rifiutato da Ada, costringendolo a sposare Augusta! Nonostante questo però, Zeno inizia a innamorarsi di sua moglie. Ma come ogni storia che si rispetti, la felicità ci mette un attimo ad andare a fanculo. Oh shit, here we go again. Zeno incontra un suo vecchio amico, Copler. Ehi zi, vieni a una festa! È per beneficenza! Dobbiamo aiutare Carla, una mia amica! Fa la cantante? Zeno accetta, ma non appena vede Carla, inizia a desiderarla. Riesce a conquistarla e i due diventano amanti. Beh dai, fin qui tutto a posto, no? No, Zeno vuole aiutare Carla e assume per lei un insegnante di canto. Carla se ne innamora e lascia Zeno. Niente, o non c'è niente da fare. Zeno si sente in colpa per aver tradito Augusta. Ma perché? Nemmeno la amo, quella ciabatta! Cioè, ultimamente sì, ma prima no. Zeno interpreta questo senso di colpa come il peggioramento della sua malattia. Guido Speyer mette su un business e coinvolge Zeno. Gli affari vanno di merda e Guido ha la brillante idea di inscenare il suo suicidio. Si pappa 20 kg di sonnifero. Tanto che può succedere, no? Succede che muore veramente. Il business passa nelle mani di Zeno, che preso dal non far fallire l'impresa, si dimentica del funerale di Guido. Ada per questo lo disprezza. Dopo una lunga riflessione, Zeno se ne esce con una frase che mi tatuerò sulla fronte. La vita non è né brutta né bella, ma è originale. Zeno lascia le cure del dottor S. Voglio un vero dottore. Torni a minacciare i bambini. È il 1915. La prima guerra mondiale è giunta. Zeno è costretto a trasferirsi a Trieste con la sua famiglia. Ha visto gli effetti della guerra, si sente guarito ma malinconico. La sua malattia è parte di sé ed è parte della società. Secondo lui, l'uomo potrà guarire solamente con la scomparsa della specie umana. Che allegria! Finisce qui questa straordinaria stagione di noccioline! Non piangete, saremo con voi anche durante l'estate, sudati ma felici. A presto, studentelli!